E tu mi ricordo quando il dottor Caracciolo venne a parlare dell'IA allo studio Tommasini, dicevo pure intervento di Caracciolo che durò 3-4 ore, ti ricorda? E quindi altro poi potete parlare di meno. Quindi lei parla benissimo, è piacevole, io la penso come lei, però deve dare la possibilità pure agli altri poter intervenire. Un'altra considerazione. Per quanto riguarda la qualità ufficiale delle forze armate, venga dire che i militari, lei ha cavalcato i militari, intervenuto pure il collega, i militari obbediscono agli ordini dei politici, sono i politici quelli che dispongono determinate cose. Quindi se l'Italia si è trovata in determinate situazioni, quella che non lasciata, la colpa non è dei soldati o degli ufficiali, ma è di chi in quel momento governava. Detto questo, mi sentite adesso una domanda per portarci. Prima fa un pochettino la prima. Guarda, la questione della Libia è quanto mai complessa e complicata. Non è che rischiamo di trovarci una Somalia a poche miglia di distanza, come alcuni giornali dicono? Grazie. La risposta breve è sì, la risposta un pochino più articolata è che il rischio deriva dal fatto che partiamo da una situazione già non statuale, la Libia non è mai stata uno Stato, non lo è adesso e probabilmente non lo sarà mai, ma soprattutto abbiamo evocato delle forze sul terreno che noi non possiamo più controllare. La cosa, lei è ufficiale quindi lo sa, la cosa peggiore che si possa fare dal punto di vista strategico è porsi degli obiettivi per i quali non si hanno i mezzi. E quando non si hanno i mezzi e però si ha la propaganda, non parliamo poi di quando si parla di guerra umanitaria, si entra in un circolo vizioso. Quindi noi avremo probabilmente, partiti per fare una guerra di 3 giorni, una guerra di mesi, speriamo non di anni, che noi non controlleremo, che provocherà innanzitutto la morte di quelle popolazioni che volevamo difendere e soprattutto non sappiamo quale sarà l'esito politico di questa storia. Potrebbe essere un esito che non era esattamente quello che noi prevedevamo e volevamo. E con ciò io mi scuso, ma purtroppo ho un treno che parte, chiedo veramente scuse, vi ringrazio molto e comunque con Enzo siamo d'accordo che prima dell'estate ci rivediamo qui. Grazie ancora a tutti.